Oggi c'è questa manifestazione dei gestori, dei titolari delle agenzie di viaggio. Qui a Pescara c'è anche una bara alle nostre spalle, un settore questo che sta morendo, il caso di dire. Beh, un messaggio forte, ma che non potevamo non lanciare visto l'indifferenza delle istituzioni. Noi torniamo in piazza dopo 5 mesi dalla prima manifestazione avvenuta il 21 maggio e da allora non abbiamo ottenuto assolutamente nulla, solamente promesse, tutte disattese. Avevamo diritto a un contributo di 3.000 euro, ad oggi non abbiamo i fondi. Non sappiamo la tempistica, non abbiamo un futuro per quanto riguarda appunto il nostro lavoro, perché abbiamo perso il passato, il presente e il futuro. Le istituzioni si devono prendere la responsabilità di quello che sta accadendo. C'è stata un'estate pessima, direi, con fatturati praticamente crollati, siamo quasi al 90% di riduzione di fatturato, con delle azioni messe in campo dal governo che sono state completamente inutili, quali il bonus vacanza, che non era spendibile attraverso appunto le nostre agenzie e le nostre attività, cosa veramente assurda. Abbiamo iniziato un dialogo anche con l'assessore Febbo, ad oggi interrotto perché chiaramente l'assessore è stato destituito, per così dire. Non sappiamo quale sarà il nostro destino, non sappiamo se questi fondi arriveranno e quando. Certo è che probabilmente arriveranno, ma vogliamo i tempi che siano stretti, perché non abbiamo, dopo 8 mesi, anzi direi un anno di non lavoro, non siamo più in grado di andare avanti da soli, come abbiamo fatto finora.